Che spettacolo! Mi ricordo quando preparavo le mie macchine per divertirmi e fare ogni tanto anche un po' il pistola. Mettevo sotto dei cerchi ipersonici con le gomme a spalla ribassate. Purtroppo però ogni tanto quando passavo in qualche paese un brivido dietro la schiena mi gelava il sangue. Quando le strade erano demolite, ogni volta dei colpi allucinanti, ogni volta il rischio di pizzicare una gomma, o peggio ancora, quando avevo i cerchi da 20 pollici, il rischio di andare a piegare il bordo o il canale rovesciato. Oggi, con questa nuova tecnologia realizzata e brevettata da Michelin, questo problema è completamente stato annientato. Praticamente Michelin che cosa ha fatto? Ha preso il cerchio, l'ha completamente ridisegnato e le due spalle che sono preposte per mantenere tallonato la nostra gomma, così da mantenerla sempre regolare in pressione in una forma corretta, sono state completamente eliminate. Sono state realizzate due spalle che vengono montate successivamente alla forgiatura del cerchio in un materiale plastico, un materiale speciale che oltre a ridurre notevolmente ogni vibrazione, così da andare ad aumentare il comfort di guida, ha lo straordinario compito di riuscire a deformarsi sotto ogni impatto, sotto ogni buca. Così si elimina totalmente il rischio di pizzicare la gomma o di rovinare e piegare o ovalizzare il bordo, il nostro canale rovesciato dei nostri cerchi in lega. Straordinario, straordinario del Michelin, questa nuova tecnologia che ora ci resterà soltanto di aspettare che questa nuova tecnologia venga utilizzata in larga scala sotto ogni forma e configurazione di cerchio in lega, così da poter montare dei cerchi in lega anche da 20 pollici, potendo circolare tranquillamente sulle nostre strade italiane, ricche purtroppo, ahimè, di buche e sconnessioni. Così potremo finalmente girare su tutte le nostre città con la massima tranquillità e serenità, senza più rischio di piegare o pizzicare una gomma o un cerchio. Bene, come sempre è tutto, spero di esserti stato d'aiuto. Mi raccomando, seguimi su YouTube, Facebook e Instagram e condividi. Ciao, alla prossima!